Signori, buongiorno, siamo alla mostra di Caldano, 16 ottobre 2016, come vedete la gente comincia ad affluire. Abbiamo un'esposizione con già fuori 320 specie di funghi che abbiamo raccolto con molta fatica visto le giornate piovose che ci sono state, e partendo là dall'inizio, come vedete, ci sono i primi visitatori che cominciano a vedere l'esposizione dei funghi a spore chiare, spore bianche, le eucospore, dove ci sono le amanite, le russule, le clitocidi e così via. Praticamente facciamo tutto il giro, come vedete, lì ci sono dei nostri commentatori. Arriviamo su questa parte dove cominciano spore, i funghi a spore più scure, dove ci sono gli ifoloma, i coprini e cose di questo tipo. Viene arrivare in fondo qua e poi ci spostiamo sull'altro lato della sala. Sull'altro lato della sala, come vedete, dove c'è l'esposizione di funghi lignicoli, dove è specializzato il nostro amico Galbiani, funghi lignicoli. E poi, spostandoci ancora sulla destra, c'è un'esposizione di funghi, tutti i funghi velenosi che abbiamo in esposizione, li abbiamo concentrati anche lì per far vedere funghi velenosi con tutte le sindromi, diciamo, che danno e i metodi, diciamo, eventuali di cura. Poi abbiamo il nostro piccolo banchetto di esposizione lì, con calendari e riviste, e in fondo là, il fianco dall'ingresso, come vedete sulla sinistra dell'ingresso guardando, c'è il nostro banco di determinazione. Là ci sono due micologi che, quando arriva qualcuno con i funghi nuovi, li determina e li fa vedere. Lì al centro abbiamo un'isola che adesso andremo a commentare da vicino. Come vedete qui, allora descriviamo l'isola centrale, dove abbiamo esposto tutti i funghi, tutte boletacee. Quindi siccome è il fungo che più interessa, e naturalmente in mezzo, come vedete lì in mezzo, c'è l'isola con l'esposizione di porcini freschi, tutta roba trovata in questi 2-3 giorni precedenti. Abbiamo Boletus edulis, abbiamo il Pinopilus e poi ci sono altre boletacee. Poi se ci spostiamo sull'altro lato. Grazie. Abbiamo la manita muscaria, questa appunto rossa con le darucche bianche. Abbiamo funghi pericolosissimi come la manita panterina, che è velenoso mortale, la manita, vedete, la phalloides, che è pure velenoso mortale, che è quella che è la maggior causa di avvelenamenti e di morti nei nostri territori, e poi altri funghetti, naturalmente le mazze di tamburo, perché sono belle decorative. Questo è l'angolo dove facciamo la microscopia, perché per alcuni funghi, per capire bene che specie è, genere e specie, bisogna guardare la microscopia, spore e altre caratteristiche. E poi abbiamo anche un piccolo rivelatore, un contatore Geiger, eccolo qua, che serve per dare un'occhiatina se ci sono dei funghi, diciamo, con un certo livello di radioattività. Ecco, qui stamattina abbiamo provato, ma praticamente, come vedete, è sempre sullo zero, ecco, 4, è un livello minimo, dovrebbero superare il 50 per avere un segnale di pericolosità. Comunque non abbiamo rilevato funghi pericolosi da questo punto di vista. Bellissimo! Quanto tempo ci ha messo? Un paio di mesi, io sono la stile basta, come hobby. Belli! Tanto io non faccio una bella idea. Guarda che lì, sono 2 anni che faccio questo.
Quante fette metti dentro? Almeno una trentina. Madonna, ma quello lì è, non è un panino, quello lì è un maxi, è un maxi vagabondo panino. Ma che bello, Signori, io vi ringrazio e vi auguro tante belle cose e buona giornata. Ma mangi, anzi, dopo.